Buongiorno ragazze! Oggi è il 24 dicembre, quindi la vigilia di Natale. Sono esattamente le 10:03 minuti. Vi sto caricando il video degli auguri di Natale, che vedrete sicuramente a fine mattinata. E niente, ho deciso di fare questo piccolo video vlog. Mi è venuta insomma un'idea, l'idea di portarvi con me, insomma di condividere con voi queste festività, quindi oggi la vigilia, domani il giorno di Natale e se riesco anche il 26, insomma. Mi è venuta questa idea di fare questa sorta di video vlog natalizio. E vediamo cosa ne esce fuori, perché come sapete io non sono solita fare video vlog perché molto spesso li trovo monotoni e noiosi. Ma in questo caso, secondo me, visto che stiamo parlando delle festività di Natale, può venire insomma una cosa carina e divertente da guardare. E speriamo che venga insomma qualcosa di carino e di interessante da poter guardare. Niente, vi dicevo, sono più o meno alle 10 del mattino. Come vedete, io sono qui in tutto il mio splendore col mio pigiamino rosso natalizio, con il viso completamente struccato, con i miei brufoletti sparsi per il viso. Perché questi brufoletti, secondo me, sono dovuti al fatto che sto utilizzando la, come si chiama? La spazzolina, insomma, Face Cleansing, se non sbaglio, di Imetec. L'ho comprata. Se non sbaglio, 2 mesi fa, anche 3, forse 2 mesi e mezzo fa, ma ho iniziato ad utilizzarla soltanto dal mese di dicembre, quindi la sto utilizzando da 2 settimane abbondanti. E ho notato che utilizzandola mi ha fatto uscire diversi brufoletti qui sulla zona del mento. Penso sia una reazione normale, una reazione iniziale normale, spero almeno. Fatemi sapere se la conoscete, se la utilizzate. Io trovo che utilizzando quella spazzolina il mio viso sia davvero molto più pulito rispetto a prima. Staremo un pochino a vedere come andrà insomma la questione. Spero insomma che questo sfogo sia soltanto una reazione iniziale, ecco. E niente, io sono qui, appunto sono a casa. Stasera ovviamente come sempre sarò a cena dai miei nonni con tutti i miei parenti perché noi passiamo sempre le feste a casa dei miei nonni, 24, 25 e 26, insieme a tutti i parenti. E niente, io adesso cercherò un pochino di riordinare la stanza perché c'è un caos allucinante, c'è anche qua dietro il letto disfatto. E riordinerò un pochino la stanza, dopodiché penso che impacchetterò gli ultimi regalini. Stasera mi vedo col mio fidanzato, con Edoardo, e ci scambiamo i regali di Natale, anche se quest'anno abbiamo deciso di spacchettarli, di aprirli proprio il giorno di Natale, perché solitamente noi li apriamo il 24 insieme, ma stavolta abbiamo deciso di aspettare, di mettere appunto i regalini sotto l'albero e di scartarli proprio il giorno di Natale, il 25 mattina. E questa insomma sarà un pochino la mia giornata. Adesso mi rilasso un pochino, riordino la stanza, impacchetto gli ultimi regali. Nel pomeriggio starò, come vi dicevo, insieme al mio fidanzato e poi per cena ovviamente starò dai miei nonni con la mia famiglia. Domani starò tutto il giorno a casa dei miei nonni, idem il 26. Per noi è una sorta di tradizione trascorrere le festività in questo modo. E spero ovviamente che anche per voi sia un buon Natale, vi auguro ovviamente il meglio per queste feste e ovviamente anche per l'anno nuovo, sperando che sia migliore di quello appena trascorso, come sempre. E niente, io spero di portarvi con me nel corso della giornata e spero di filmare qualcosina anche domani e se riesco, ma non ve lo garantisco, anche il 26. Spero che questa idea vi piaccia, fatemi sapere ovviamente se vi piace questa tipologia di video. Perché ovviamente conta molto per me la vostra opinione. Quindi, bando alle ciance, io davvero parlo tantissimo se mi ci metto, quindi bando alle ciance, io adesso faccio queste cosine che vi ho detto prima e ci vediamo insomma nel corso della giornata. A dopo! Cosa stai preparando? I muffin. Vuoi la ricetta? Sì. Allora, 6 uova. Con queste 6 uova però devi separare il tuorlo con l'albume.
Ok. Ok. Separiamo, continuiamo a separare le uova. Poi 600 g di farina, 600 g di zucchero, mezzo litro di latte, un bicchiere di olio di semi, un limone grattugiato, due lievito bertolini, due vanilline e a piacere, se piace, un po' di maraschino in due dita. Sarebbe il maraschino? È un liquore apposta per i dolci. E adesso frulliamo. Frulla! Adesso andiamo a riempire i pirulini. I pirulini. Come potete ben vedere, questo è il risultato finale. Saluta! Si mette un po' di zucchero vanigliato a piacere. Mamma, saluta le ragazze! Ciao ciao! Vi mando un grosso bacio e tanti tanti auguri di un buon Natale a tutti. Ciao! Cosa dici, Marta? Va bene? Certo! Sono commestibili? Speriamo di sì, che non prendono mal di pancia a nessuno. Ma fino ad ora non ho fatto mai nessun danno, credo che. Fai vedere il coso della i pirottini. La decorazione. Avvicinalo. Potete bene osservare poi la decorazione con i cuoricini adatti alla festa. Va bene? Ciao ragazze, come vedete siamo nella mia macchinina. È pomeriggio, c'è un bel sole, sono le 3:30, quindi pomeriggio. Spero di riuscire a filmare qualcosina anche dopo a casa del mio ragazzo, adesso vediamo un pochino se è d'accordo. E niente, io adesso continuo ad andare, ci vediamo più tardi. Ciao! Eccoci qui ragazze, vi mostro un pochino la campagna nella quale vivo. E vedete, ci sono tante tante piante, è un posto un po' isolato, insomma, abito proprio in campagna. E niente, adesso c'è una bella discesa che non voglio farvi perdere. Ecco qui.
la discesa infinita, potremmo chiamarla. Guardate che spettacolo, un panorama davvero bellissimo, si vede in poche parole lo stagno, e il mare insomma, di Quartu, di Flumini, di Cagliari. È davvero una bellissima visuale secondo me, un bellissimo panorama che vedo ogni volta che passo da questa strada. Io spero si possa apprezzare perché c'è davvero tantissimo sole, però penso che a grandi linee si possa percepire la bellezza. E niente, continuiamo ad andare, facendo finta che le altre macchine non mi vedano. Sembro una pazza. Bene, continuiamo ad andare. Sono quasi arrivata alla meta, più o meno la casa del mio ragazzo dista dalla mia una decina di minuti, ma me la sto prendendo comoda perché sto registrando questo video appunto. E spero che questo video vlog possa farvi piacere, insomma, volevo condividere un pochino con voi le mie giornate natalizie. Buongiorno ragazze, oggi è il 25, quindi vi auguro tantissimi auguri di Buon Natale. E come vedete qui davanti a me ci sono dei sacchettini, perché stanotte è passato Babbo Natale, ho fatto la brava bambina insomma, e niente, ho ricevuto diversi regali da parte dei miei genitori, del mio fidanzato, qualche pensierino anche da Betta, ovvero Betta Bella, e anche da Martina, Little Snake 90. Tesorine, io vi ringrazio tantissimo, siete state dei tesori, insomma, e spero che anche i miei pensierini arrivino presto a destinazione. E niente, sono davvero felicissima perché tra l'altro proprio in questo momento sta nascendo anche la mia cuginetta. Mia zia sta partorendo proprio in questo istante, sono all'incirca le 10.30 alle 11 del 25 dicembre. E nulla, vi volevo mostrare un pochino i sacchettini con i miei pensieri, con i miei regali di Natale, con i regali che ho ricevuto, che mi ha portato appunto Babbo Natale. Pensavo di fare un video apposito sui regali di Natale, fatemi sapere magari qua sotto se può interessarvi, se può farvi piacere un video del genere. Quindi vi mostro giusto qualcosina. Ad esempio i miei genitori mi hanno regalato questa mega scatola di cioccolatini, che tra l'altro sono i miei preferiti, questi della Lindt, e Lindor al latte, irresistibile scioglievolezza. Questi sono davvero i miei preferiti, sono tantissimi, ma sono sicura che li finirò in tempo record, perché davvero uno tira l'altro con questi cioccolatini. Un altro regalo dei miei genitori poi è questo set della B-Chic, che contiene due prodotti, la crema della buonanotte e il latte detergente della buonanotte. Sono due prodotti che volevo provare davvero da tantissimo tempo e non riuscivo mai a trovare tra l'altro nei negozi, e invece mi sono stati regalati dai miei genitori, quindi sono stata davvero felicissima. Ovviamente mi hanno fatto anche altri pensieri, soldini e via dicendo. Poi qui abbiamo anche altri regali da parte del mio fidanzato, ci sono i pensieri di Betta, i pensieri di Martina, il regalo di Valeria, ovvero la sorella del mio fidanzato. Vi mostro giusto un regalino tra virgolette, questa palette di Giuliana, la Make Up Delight di Neve Cosmetics, che mi ha colpito tantissimo appena uscita, quindi ho chiesto a Babbo Natale di portarmela. Sono davvero contentissima di averla ricevuta e non vedo l'ora proprio di metterla alla pratica. E ho ricevuto poi anche altri pensieri, ma insomma vorrei mostrarveli, come vi dicevo prima, in un video apposito. Fatemi sapere qua sotto se vi fa piacere, così insomma lo registro sicuramente con l'anno nuovo. E niente, questo è tutto, io sono qui con il mio bel pigiamino natalizio, come potete ben vedere, le mie pantofole gigantose, e adesso insomma mi preparo. Sicuramente a pranzo andrò dai miei nonni e stasera sicuramente andremo a trovare mia zia e la mia cuginetta Agnese, e non vedo l'ora appunto di conoscerla. E nulla, è stato appunto un bel risveglio con tanti bei regali, appunto questi che vi ho mostrato, ma anche con questa bella notizia insomma. E niente, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Probabilmente non riuscirò a registrare altri spezzoni di video durante la giornata, perché vi ripeto, sarà una
giornata sicuramente piena, sicuramente frenetica, quindi non so sinceramente quanto riuscirò, quanto potrò registrare durante la giornata. In ogni caso, io vi auguro ancora tantissimi, tantissimi auguri, vi faccio i miei più cari auguri di buon Natale, di buone feste. E nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, se vi piace la tipologia, se vorreste vedere anche altri video di questo tipo, di questo genere. Io ovviamente ascolto tutte le vostre idee, tutte le vostre opinioni, e ci vediamo insomma nel prossimo video, o comunque se non riesco a registrare io vi saluto adesso, ma se ci saranno altre spezzoni di video li caricherò in seguito. Quindi vi mando un bacione e a presto, ciao!